buongiorno a tutti in diretta dal Flaminio Real di Roma. Benvenuti all'ottava giornata del campionato di eccellenza MAISP Girone A, partita che vedrà coinvolte la Luis di Guglielmo Stendardo contro la Romulea di Gabriele Cecchini. Poi gran scivolata di La Vecchia. Allora ancora Romulea, palla in mezzo, De Vincenzi, era di rigore, scusate Luis, De Vincenzi, dragone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo Luis, battuto, il cross in mezzo, la palla arriva e termina fuori, ma sarà ancora calcio d'angolo e per poco non ci è arrivato Diakité sul secondo palo. Barchesi avanza il 9, cerca con il filtrante per Pomponi, si sblocca il match, lo sblocca la Romulea, Pomponi, vantaggio ospite, cerca il cross verso l'area di rigore, salta in anticipo un giocatore della Romulea, Pomponi, ne ha fatto un altro, doppietta di Pomponi, 2-0 Romulea. La Vecchia, Spizzichino, controllo, destro di Spizzichino, dragone in calcio d'angolo. Si gira e cerca a destra Spizzichino, ci arriva il 18, Spizzichino crossa, De Vincenzi non arriva e poi non ci credo, la palla non entra, deve rimontare ed è inevitabile, quindi sforzi in avanti. Crossa che arriva al centro dell'area, la palla arriva sul secondo di Diakité! Modibo Diakité la riapre, il centrale di difesa ex Lazio fa 1-2. Prova ad andare il 9, allarga per Spizzichino che può salire a campo. Spizzichino mette in mezzo, la palla arriva, autorete, 2-2, ha pareggiato la Luis, ha pareggiato la Luis. Carlucci punta proprio di Costanzo e San Rocco. Carlucci se ne va, area di rigore, Carlucci, gran parata di Tolomeo, palla che resta in campo e San Rocco la mette in calcio d'angolo. Recupera palla Spizzichino che prova il tiro, dragone, ma che parata, che parata, traversa, anzi non l'ha presa il portiere, sembrava di sì. Amorosino, probabilmente l'arbitro fischierà dopo il termine di questa azione. Bonesi, e invece finisce qui tra Luis e Romulea, è 2-2.